l'Atalanta la vedo sempre con particolare interesse perché c'ha un bravissimo allenatore, Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto del Derion e oggi siamo riuniti in questo giovedì 9 maggio per parlare un po' di Napoli, di notizie, delle più recenti e quelle che secondo me sono un po' più degne di essere commentate, ecco, mettiamola così. Prima di cominciare però, come sempre, l'iscrizione ragazzi, tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono. Cliccate quel tasto bello rosso dove c'è scritto iscriviti che è totalmente gratis e poi attivate la campanella, mi raccomando, perché così rimarrete sempre aggiornati. Allora, ieri ci siamo lasciati alle spalle la Champions League, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che a Napoli è stato definito un bollito, è andato in finale di Champions e incontrerà il Borussia Dortmund, il famoso Borussia Dortmund che viene sempre tirato in ballo qui a Napoli, perché il Napoli deve ambire al modello Dortmund, come se fosse una roba così facile, così appunto raggiungibile. Real Madrid-Dortmund, il Real batte 2-1 il Bayern Monaco con doppietta di Oselu, un ragazzo che qualche anno fa partecipò alla finale Champions League ma da spettatore e quest'anno invece lo affronterà da protagonista, ecco, perché appunto ieri sera è stato un protagonista incredibile. Poi ragazzi, la papera di Neuer, lasciamola stare, veramente incommentabile. Quindi Ancelotti si farà la sua sesta finale di Champions League. Poi ieri c'è stata anche la Fiorentina che ha battuto ha battuto il Club Brugge e quindi approda per il secondo anno consecutivo nella finale di Conference. Probabilmente affronterà l'Olympiacos. Complimenti italiano, perché comunque con una squadra a mio avviso mediocre per me sta facendo dei miracoli, perché fare tre finali in due anni con una squadra dove hai un attacco composto da Anzolà, Beltran, Belotti e Gonzalez, secondo me devi essere proprio bravo per farlo. Poi non parliamo dei difensori, ovviamente Milenkovic, Martinez, Quarta, Ranieri. La Fiorentina secondo me è la squadra più scarsa che c'è tra le big, ecco, al momento in Italia. Comunque, chiusa la parentesi Europa, andiamo a parlare dei fatti nostri ragazzi. Allora, vado a cambiare l'immagine. Qui abbiamo questo articolo da commentare, scritto da Pianeta Champions. Siamo sul sito di OneFootball e il titolo recita: Napoli, chi resta e chi no? Kvara guida il gruppo degli indecisi. La notizia arriva direttamente dal Mattino, che ci dice che nel Napoli c'è un gruppo di calciatori attualmente chiave che tentenna rispetto alla prospettiva di far parte del progetto anche nella prossima stagione. Il primo è Kvaratskhelia, incredibilmente ancora senza rinnovo, tra parentesi secondo me sarà solo questione di tempo, alla cui porta potrebbero bussare top club, ma ce ne sono altri quattro che sono Meret, che non vuole essere messo in discussione e resta solo col prolungamento, Politano, Raspadori che chiedono certezze di impiego e anche Simeone che non si accontenterà di essere una riserva. Allora ragazzi, secondo me questo gruppo degli indecisi esiste veramente ed è una cosa a mio avviso molto molto normale, cioè dopo un'annata del genere dove praticamente sei letteralmente franato, no? È giusto che certi calciatori si facciano delle domande, in primis Kvara, perché lo sappiamo ragazzi, Kvara qui non resterà a Napoli per l'eternità, è uno di quei giocatori che purtroppo è destinato a fare grandi cose ma altrove. Io penso che da parte sua ci sia la volontà di restare, perché comunque Kvara a Napoli è un intoccabile e io se fossi lui resterei ancora, perché comunque secondo me Kvara ha bisogno di fare ancora un paio di anni in un ambiente comunque come quello di Napoli, completare questo percorso di maturazione per poi andare a giocarsela in ambienti più importanti. Però sicuramente bisogna capire qual è il progetto e molto ragazzi dipenderà dall'allenatore, perché io penso che se arriva un allenatore comunque di tutto rispetto, che è convincente sia dal punto di vista delle idee tattiche che dal punto di vista magari della leadership, io penso che tutti questi non si faranno problemi
o meglio, parliamo solo di Kvara in questo momento. Cioè, per esempio, se dovesse arrivare un Gasperini, no? O un Conte, ecco, questi allenatori sarebbero sicuramente garanzia di un progetto interessante e quindi i giocatori sono più propensi a restare. Poi, per esempio, Meret, qua ci viene detto non vuole essere messo in discussione e partiamo malino. Cioè, la situazione del portiere da monitorare bene, ragazzi, perché l'anno prossimo arriverà Caprile, potrebbe esserci potenzialmente un cambio a porta, cosa che a Napoli si sta aspettando da anni. Per quanto riguarda Politano e Raspadori, io con chiedono certezza di impiego, diciamo questa frase, non la traduco con voglio essere titolare indiscusso, ma quantomeno entrare nelle rotazioni. Io penso che lo scenario ideale è quello che creò Spalletti, vi ricordate, no? Il titolare dei 60 minuti, il titolare dei 30, e in questo discorso ci metto dentro anche Simeone. Gente come Politano e Simeone, secondo me, sono delle ottime riserve che possono dire la loro in un contesto appunto fatto ad hoc per loro e che funziona. Per me Politano è un giocatore di tutto rispetto ed è valido. Non lo vorrei ovviamente come titolare indiscusso, ma magari che si alternasse, come fece l'anno scorso, ragazzi. L'anno scorso l'alternanza Lozano-Politano ha giovato a tutti e due. Poi io di base sono sempre dell'idea che la concorrenza sia soltanto una cosa positiva, perché sprona tutti quanti a fare meglio del compagno. Raspadori è un investimento, io sono convinto che, diciamo, della bravura, del talento del giocatore. Il problema di Raspadori è lo stesso di Lindstrom. In questo momento non c'ha una collocazione tattica, perché Raspadori è un altro giocatore che gioca per vie centrali. Tutti questi giocatori sicuramente, poi sicuramente qualcuno avrà anche problemi di ingaggio, cioè Kvara non può continuare a prendere 1 milione, si è parlato di 4 milioni ed è una cifra assolutamente legittima che lo porterebbe a essere più pagato del Napoli, ed è giusto così, ragazzi, perché dopo Osimhen Kvara è il giocatore più forte che abbiamo. Ognuno di questi giocatori ha delle, diciamo, delle variabili. Io però penso che il punto in comune di tutti questi giocatori indecisi è sicuramente il prossimo allenatore, il progetto tecnico del futuro, ecco. E in merito all'allenatore, ragazzi, oggi De Laurentiis potenzialmente ha dato un indizio interessante, perché stamattina c'è stato un evento centrato sulla lotta contro i tumori e c'era De Laurentiis a questo evento e è stato intervistato da una testata chiamata Tag24 e gli hanno fatto la domanda su se guarderà stasera l'Atalanta. Sentite cosa ha detto. Ma l'Atalanta la vedo sempre con particolare interesse, perché c'ha un bravissimo allenatore e c'ha degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante. Grazie. Ecco, ragazzi, queste parole a mio avviso potrebbero essere un mezzo indizio, come potrebbero essere tranquillamente un modo per depistare, perché De Laurentiis lo conosciamo, può essere stato tranquillamente anche un modo per sviare sul vero obiettivo. Però io onestamente non credo a questa versione, perché Gasperini storicamente è sempre stato un allenatore che De Laurentiis stima. È sicuramente uno di quegli allenatori che De Laurentiis ha sempre voluto portare a Napoli. E quindi io penso che queste parole possano essere un mezzo indizio sul fatto, diciamo, sulla sua preferenza. Perché è indubbio che Pioli italiano, mettiamoci dentro anche Conte, però di sicuro tutti questi allenatori sono nella famosa lista, vi ricordate l'anno scorso, nel casting, no? Sicuramente sono presenti in questa famosa lista. Però io penso che tra tutti questi la preferenza di De Laurentiis sia Gasperini. Innanzitutto perché a livello economico è sostenibile. È un allenatore che ti dà mentalità soprattutto in Europa. E per De Laurentiis l'Europa, la Champions è fondamentale. Gasperini in Europa ha sempre fatto il suo meglio, ha sempre detto la sua, contro anche dei mostri sacri come ad esempio il Liverpool. Forse l'unica pecca di Gasperini è un po' la comunicazione, perché certe volte si lascia andare a delle dichiarazioni un po' rivedibili. Però nel complesso, dal punto di vista dell'allenatore, io penso che Gasperini, l'ho detto anche l'altra volta, penso che lui sia proprio l'allenatore che racchiude al meglio tutte le variabili che De Laurentiis ha in mente per quanto riguarda il suo identikit ideale. Poi Gasperini è anche un allenatore che ruota parecchio la rosa. Lo stiamo vedendo anche in Europa. È uno che valorizza tanti giocatori, è uno che valorizza i giovani. Ora non vi sto qui a fare la lista di tutti i giocatori che ha valorizzato l'Atalanta, ma
ce ne sono a decine. Io queste parole onestamente le leggo come una sua dichiarazione su chi preferirebbe prendere. Poi ovvio non è detto che arriverà, ma cioè non è matematico che arriverà. Gasperini fino a fine maggio penso che sia incontattabile, perché c'ha da conquistare una finale di Europa League, c'ha una Coppa Italia da conquistare e c'ha un quinto posto in Champions ancora da prendere. Quindi Gasperini sicuramente fino al 26-29 maggio, comunque fino a fine maggio, non se ne parla. E questo potrebbe essere magari un punto a suo sfavore, perché se per esempio De Laurentiis vuole chiudere in fretta, allora sicuramente Gasperini è da depennare, così come è da depennare Italiano, perché lui è un altro che ha la finale di Conference da giocare. Occhio anche a Pioli, ragazzi, perché dobbiamo secondo me monitorare anche la situazione panchina Milan, perché adesso si sta dicendo che il Milan sia in contatto con Conceição, che è l'allenatore del Porto, che probabilmente lo lascerà il Porto perché il nuovo presidente Villas-Boas vuole cambiare allenatore. Fonseca, che era un nome del Milan, andrà al Marsiglia. Sicuramente la panchina Milan può indirettamente influenzare anche la panchina del Napoli, però vi ripeto, per me De Laurentiis ha fatto il suo nome ed è Gasperini. Io onestamente, diciamo, se tra Gasperini e Pioli e gli altri, cioè se devo aspettare qualche giorno in più per prendermi Gasperini piuttosto che un Pioli un italiano, io aspetto, mi prendo Gasperini tutta la vita, perché secondo me con Gasperini è il nome giusto, secondo me, perché è incompleto in tutti i punti. Gasperini poi d'altronde sarebbe proprio una rivoluzione in tutti i sensi, perché abbandoni questa difesa a 4 che ce l'hai da quando praticamente è arrivato Benitez e passi e torni alla difesa a 3 con tutti gli altri principi di gioco, con tutti gli altri atteggiamenti, però sarebbe una rivoluzione dal punto di vista tattico, ecco. Quindi vediamo, però secondo me De Laurentiis con queste parole ha dato la sua preferenza. Comunque chiudiamo il video parlando del report allenamento, perché ci sono grosse novità in vista di Napoli-Bologna, ragazzi. Kvaratskhelia e soprattutto Dendoncker si sono allenati in gruppo, quindi entrambi saranno a disposizione di Napoli-Bologna. Contate che domani c'è un altro allenamento, quindi Kvara sicuramente sarà titolare. E poi abbiamo Raspadori, che ha svolto personalizzato in campo, potrebbe magari rientrare tra i convocati. E poi Zielinski ha fatto palestra, quindi Zielinski sicuramente non lo vedremo contro il Bologna. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Ha parlato anche Thiago Motta in conferenza stampa oggi, però ho preferito tenermi la conferenza di Thiago Motta per domani, visto che domani è vigilia di Napoli-Bologna, una partita che mi rendo conto interesserà pochi, ma a me interessa parecchio, ragazzi, perché io non mollo. Io voglio andare in Conference League e non me ne frega niente, andare in Europa è fondamentale, e quindi io fino a quando non vedrò la matematica che mi dirà che non posso andare in Conference non mi arrendo. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani, forza Napoli sempre. E niente, la cosa positiva, sapete che poi è positiva fino a un certo punto, perché tra una ventina di giorni finirà l'argomento allenatore, poi però si apre l'argomento mercato e quest'estate proprio ci divertiremo.